Come mi sento prima di partire? Elettrizzata, eccitata. Io uguale. La mia fuga sta per iniziare e mi sento innanzitutto sovrappeso. Io sono al settimo cielo. No, mi sento anzi come se fosse il primo giorno di scuola. E io mi sento un po' l'insegnante di sostegno in questo viaggio a scuola, diciamo. Sono un po' preoccupato perché gli altri concorrenti, diciamo, sono tutti più atletici, giovani, spesso anche ricchi di me. Scappo da cacciatori che io non ho mai visto, mai conosciuto in vita mia, perciò non so neanche chi siano. Trovo maleducata questa cosa che i cacciatori non ci abbiano mandato dei book con le loro immagini. Io sogno sin da piccolo di affrontare delle avventure in cui devo fuggire, quindi infatti il mio gioco preferito era Guardie e Ladri, nel ruolo del ladro, devi scappare. Mi fa sentire strano perché poi io nella vita quotidiana difficilmente scappo, anzi affronto spesso e volentieri le cose. Io ho paura che potrebbe accadere una cosa con me, che io mi immergo così tanto nel gioco che mi dimentico che sia un gioco e continuo. Finisce il gioco, io continuo a scappare. Passa un anno, passano due anni. Ancora non si trova Luis Sal, il grande campione di fuga di Hunted della storia. Per adesso è tutto così, un sogno, un film che ci siamo ripetuti troppe volte, quindi non vedo l'ora di iniziare l'azione. Cacciatori, concentratevi sui fuggitivi belli, ricchi, felici. Lasciate stare me.